Un saluto al dottor Palmas. Un saluto da Cristina. In questo video vedremo che tipo di problemi si possono avere durante le cure e vi spiegherò anche come vanno risolti questi problemi. Fate innanzitutto attenzione all'igiene, a lavare bene i denti. Ok, Uno questi spazzolino morbido. sono e anche lo scovolino, per esempio. Questi sono dei denti definitivi. Il paziente continua a fumare, beve caffè, non va a lavare i denti. Questo, per esempio, è un paziente, che non usa mai gli scovolini, non usa lo spazzolino. Quello che succede è che qua sotto si cumula, del cibo, nella zona, di intersezione dei denti. Qua sotto bisogna passare gli scovolini, che sono delle spazzole come quelle che si usavano un tempo per pulire all'interno le bottiglie, solo che sono in miniatura. Li fa la GAM, li fa la Curaprox, li fa la Tepe, ce ne sono di tante marche. Usate queste spazzole da passare vicino alle gengive tutti i giorni. Quante volte si lavano le mani o la faccia al giorno? Allo stesso tempo bisogna lavare la bocca. Quindi lavatevi spesso le mani. Questi sono degli altri denti sporchi, questi sono dei denti molto sporchi. Ok, se un paziente viene da noi che ha dei problemi di infiammazione gengivale e ha i denti in queste condizioni, mano sulla coscienza. Ok, noi arriviamo fino a un certo punto, ci rendiamo conto facendo dei lavori che sono molto complessi in pazienti che hanno perso i denti per un motivo e delle volte alla base ci sono motivi psicologici, pazienti che magari sono in depressione o pazienti che non gli era stato insegnato da ragazzi in maniera corretta come bisogna tenere cura della bocca e quindi dopo una vita, dopo 60 anni, è dura cambiare le abitudini o sperare che cambiare i denti porti poi al cambiamento automatico delle abitudini. Lavate quindi che siano i denti vostri naturali, che siano delle protesi provvisorie, che siano dei denti definitivi, l'igiene è la prima cosa. Trovate qua sulla area aftercare quello che è il corretto protocollo di igiene. Noi addirittura facciamo firmare il paziente di aver ricevuto questo protocollo. L'importante è che guardate i video che ci sono che vi spiegano nel dettaglio cosa dovete usare e come va utilizzato. La bocca va disinfettata, e va lavata meccanicamente, chimicamente e meccanicamente. Date uno sguardo a quei video che vi fanno vedere come. Ecco, i problemi vanno suddivisi in problemi semplici da risolvere oppure che poi non sono realmente dei problemi. Problemi che sono mediamente semplici, in genere questi avvengono durante la fase dei provvisori. Poi ci sono dei provvisori un pochino più importanti per cui è necessario per esempio il rientro qua al policlinico, al centro produzione per dover risolverli. Questo, se vedete qualcosa del genere in mano, non spaventatevi, questa è semplicemente una vite di guarigione. Cosa bisogna fare qua? Nulla. Oppure, se siete vicino a Roma, Milano, un salto dal dentista che ve la riavvita. È semplicemente una vite di guarigione che serve a far guarire la gengiva dopo che si mettono gli impianti. Se questa non la si rimette, quando tornerete faremo un forellino e si va a recuperare l'ingaggio dell'impianto dal forellino che facciamo sotto anestesia. Se vedete invece delle zone biancastre vicino agli impianti che fanno male, usate semplicemente un gel lenitivo come Alovex o Bucagel. Questo per esempio sulla destra, di questo impianto si vede una gengiva che è un po' infiammata proprio dovuta al trauma di cibo che ci è andato. In questo caso il gel Alovex o Bucagel avrebbe aiutato. Se vedete dei rossori, dei gonfiori che durano dopo la prima fase chirurgica, sono dei gonfiori e rossori quelli che andranno pian piano riassorbiti, non spaventatevi. Se vedete invece i punti ancora in bocca a distanza di 2 settimane, un mese e mezzo, sono punti quelli che cadranno da soli. Noi usiamo solamente punti che sono riassorbibili. Qua vedete anche sopra il provvisorio degli altri punti. Se invece vedi nelle zone delle ferite che stanno guarendo, delle parti giallastre, quella è semplicemente la fibrina. E la fibrina è l'impalcatura principale su quale poi si organizzano i tessuti gengivali, quindi niente di grave. Se vedi quest'altra ferita, per esempio, che sta rimarginando, si stanno formando delle zone giallastre che sono proprio le zone di
guarigione dove si riformerà la gengiva nuova. Questo è per esempio un paziente che ha appoggiato, vedi, la zona più rossa dietro i denti, ha appoggiato una gengiva per troppe ore al giorno, subito dopo la chirurgia, senza aspettare che i tessuti sgonfiassero. In questo caso il consiglio è quello di usare la protesi meno ore al giorno e usare anche qui il Bucagel o l'Alovex per aiutare i tessuti a guarire. È come una scarpa nuova, non ci vai subito a fare la maratona, fai prima un paio di chilometri fino ad arrivare a fare 42 chilometri. Se li fai subito i 42 chilometri ti vengono le bolle ai piedi. Questo è un paziente che non usava per esempio pulire sotto la protesi, qua è venuta un'epulide. Questa è semplicemente quando si andranno a cambiare i denti e verrà tagliata via col bisturi. Oppure qua c'è un paziente che ha tolto un dente, c'è ancora una zona di osso che è appuntita, quella semplicemente al secondo viaggio verrà limata via. Non c'è bisogno di tornare in Moldavia perché uno sente delle puntine dopo le estrazioni a livello dell'osso. Quelli sono nei mesi delle zone che si andranno a arrotondare, delle zone che si andranno a riassorbire, fa parte del normale decorso di guarigione. Se poi rimangono ancora delle spiccole sotto la gengiva, noi nella seconda fase quelle le andiamo a limare. Se ci sono invece dei problemi con i provvisori, dove il paziente si mordicchia la guancia, si mordicchia la lingua, quello fatelo semplicemente presente al secondo viaggio. E quando sarete qua al policlinico ci occuperemo noi di andare a modificare l'occlusione dei definitivi di modo che questo problema non si ripresenti. Questa era l'ABC, le cose base da sapere di facile risoluzione. Nel prossimo video invece parleremo dei problemi che possono esserci durante le cure. Un saluto da Dottor Palmas. Un saluto da Cristina.